14 marzo 2018 Milano Getty Images, mancava giusto la sua firma. Quella dell'uomo che al primo ballo di San Siro ha risposto con due gol e una Supercoppa italiana primavera portata in dote alla sua Inter, lo scorso gennaio. E, di Facundo Colidio a secco nella scorpacciata di gol contro gli australiani dell'Apia Leichhardt all'esordio, il gol che verosimilmente regala ai nerazzurri l'approdo agli ottavi di finale della Viareggio Cup, contro il Parma. Manca solo la certificazione dell'aritmetica, potrebbe arrivare stasera, se la Salernitana non dovesse battere l'Apia Leichhardt, ma la superiorit dei ragazzi di Vecchi, sia nei singoli che in profondit della rosa, sotto gli occhi di tutti. Pratica qualificazione G archiviata per il Torino, che ritrova il talento di Butic contro il Perugia, perde male la Sampdoria, sconfitta 3-0 dalla rivelazione Venezia G eliminata. Pari nel girone a tra Empoli e rappresentativa Serie D, che proseguono a braccetto, con 4 punti. Inter al risparmio, un tempo per mettere in discesa la gara, uno per controllare e spendere meno energie possibili. Senza patimenti, l'Inter supera il Parma e prenota il passaggio del turno. Decisivo Colidio sugli sviluppi di un corner a metà primo tempo. L'attaccante prelevato per 7 milioni dal Boca Juniors sfrutta un disimpegno non preciso della difesa del Parma ed lucido a freddare Adorni. Per tutti i primi 45 minuti sono sempre i nerazzurri a far la partita, 60% di possesso per quasi l'intera frazione, ma l'estremo difensore crociato si disimpegna bene su Odgaard, all'ennesima prova di forza in questa sua prima stagione in nerazzurro. Per passare dei minuti, l'Inter inserisce il pilota automatico e fa andare al minimo i giri del motore. Il Parma per più poco, se non un paio di sortite del subentrato Longo, che regalano giusto una goccia di sudore alla difesa dell'Inter. Seconda vittoria in due partite, Vecchi che sorride e si coccola il suo Colidio, ha ancora margini di miglioramento, può diventare veramente un ottimo giocatore. Magia BUTIC, Toro agli ottavi, sorride Coppitelli e non solo per la qualificazione del suo Torino. I Granata ritrovano i lampi di Carlo Butic, il gioiello croato che con la punizione pennellata contro il Perugia arriva a quota 20 gol in stagione, dopo aver ritrovato in campionato col Chievo una rete che mancava dal 16 dicembre. L'invenzione del capocannoniere della passata edizione del Viareggio 6 gol, con l'Inter quella che sigilla la partita, dopo il primo gol di Capone. Amadio abbozza una reazione, ma il Toro non rischia nulla e chiude la gara con Borello, che entra, si conquista e realizza il rigore del decisivo 3-1. La presse Sampdoria gira, a casa, dopo la sconfitta col Partizan Belgrado, la Sampdoria non riesce a rimettere in piedi il suo Viareggio e affonda sotto i colpi del Venezia. I lagunari sfruttano le tante disattenzioni della difesa blucerchiata e al 35esimo minuto sono G sopra 2-0. Balde può riaprire i giochi ma coglie il palo su rigore, e nel finale Cicagna cala il tris. Equilibrio sovrano nel girone A, dove l'Empoli finalista del 2017 riprende in extremis la rappresentativa Serie D, con Imprenda. Vince e resta in gioco anche la Virtus Entella, 1-0 sul Livorno. Prima vittoria per i campioni in carica del Sassuolo, che superano di misura lo Spezia, decide un'autorete di Figoli, su azione concitata in area di rigore. Per i neroverdi, a 4 punti in classifica, tutto ancora da definire nell'ultima giornata, contro la Bugia. Girone 1 risultati, Empoli rappresentativa Serie di 1-1 ST 28 minuti Carg Borig. R 43 minuti Imprenda e Virtus Entella Livorno 1-0 Stone 32 minuti Murgia classifica, rappresentativa Serie di 4, Empoli 4, Virtus Entella 3, Livorno 0 Girone 2 risultati, Sassuolo Spezia 1-0 PT 28 minuti out.
Figoli, Brugia Bugia, 20.30, classifica, Sassuolo 4, Spezia 3, Brugge 1, Abugia 0, Girone 3 risultati, Inter Parma 1-0, PT 27 minuti Colidio, Appia Leichhardt Salernitana, 20.30, classifica, Inter 6, Parma 3, Salernitana 0, Appia Leichhardt 0, Girone 4 risultati, Sampdoria Venezia 0-3, PT. 15 minuti Simeoni, 34 minuti Fasan, ST 34 minuti Cicagna, Partizan Belgrado Pisa, 20.30, classifica, Venezia 6, Partizan Belgrado 3, Pisa 0, Sampdoria 0, Girone 5 risultati, Torino, Perugia 3-1, PT 13 minuti Capone, T 35 minuti Boutique, T 36 minuti Amadio, P, ST 35 minuti Borello Rig.